E allora la vedo collegata con noi la presidente della Proloco di Monte Urano, Irene Sbaffoni. Buon pomeriggio e benvenuta. Buon pomeriggio a voi, grazie. Irene, noi ci colleghiamo proprio con il parco Alex Langer di Monte Urano, che ospiterà Bamboo Festival, che torna come questo grande evento, insomma, ormai ci ha insegnato ad apprezzare la musica, tanti generi diversi. Domani si partirà, quindi fervono i preparativi. Sì, siamo qui infatti proprio a poche ore dall'inizio della quarta edizione del Bamboo Festival. Domani 9 agosto partiremo con il Bambit, un format tutto quanto giovanile fatto con dei ragazzi, alcuni proprio di Monte Urano. Inizieremo con Ale DJ, Gallo Fede, e proseguiremo la serata con Notti Indie per arrivare più o meno alle 21:30 con gli anni 90, e per concludere poi con Pigini, che ci porterà fino alla sera. Più o meno all'incirca la serata si terminerà verso 1:30, le 2. Insomma, tutto quanto qui al parco fluviale. Ne avete di cose da fare a Monte Urano. E poi ci sarà invece un'altra grande imperdibile serata il 10 di agosto e poi un'altra l'11 di agosto. Insomma, tre giorni, però non solo musica, perché poi area food, giochi, gonfiabili. Sì, un vero e proprio festival per tutti, per tutte, per famiglie, giovani, ragazzi. All'interno del parco fluviale comunque sia un fiore all'occhiello di Monte Urano, dove anche in queste giornate calde puoi prendere piccole chiazze d'ombra, ventilato, e ci si sta veramente bene. E allora non vediamo l'ora che domani inizi. Tra l'altro poi ci collegheremo anche con te domani, Irene, per dare un po' le anteprime, insomma, vedere proprio quello che accade in tempo reale qui su Radio Linea numero 1, e poi insomma ricordare anche le altre due date proprio dal 9 all'11 di agosto. Buon Bamboo Festival, Irene! Grazie a voi.